State preparando tutto? Eh sì. È tutto pronto? Tutto pronto. Cioè, oggi giornatona, amici. Mi sono presa una bella giornata. Quando facciamo, te ne vai? Ciao, ciao. Niente, mentre la nonna se ne va. Ciao, nonno, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Belli, eh? E brutti. Non c'è problema, niente denti oggi perché il nonno gli fa male la dentiera, deve stare un attimo a riposo senza usare i denti. Oggi inizia la mia 37esima settimana. Ecco, dato che non sappiamo poi qui cosa succederà, magari arriva Ludovico e dobbiamo, magari non riusciamo a fare in ospedale. Quindi abbiamo deciso di fare questa bella giornata, una bella full immersion di almeno 2 o 3 ricette. Così ce le teniamo e nelle prossime settimane le possiamo pubblicare tutte. Brava. Siete in forma? Che dobbiamo farne un bel po'? Intanto la nonna Maria e il nonno Sabatino salutiamo tutti. Tutti proprio? Tutti. Ok. Nessuno indietro. Va benissimo. Noi siamo fatti così, o tutti o nessuno. Perfetto. Allora, ciao a tutti amici. Ciao a tutti. Allora, nonni, con quale ricetta partiamo oggi? Che allora, vedo tante belle cose. Cannelloni ripieni. Questa è una ricetta super. Cosa hai fatto fare al nonno stamattina, nonna? Grattugiare il formaggio. Guarda, già qua. Questo l'ha fatto il nonno. Questo è avanzato. È avanzato quello? E se lo mangia il nonno. Se lo mangia. Per fare i cannelloni servono? Sì, io la dovevo fare io, però anche per farvi vedere che non è che per forza uno la deve fare in casa, si vende pure. Ah, la sfoglia, questa è la sfoglia delle lasagne, no? Delle lasagne, la stessa. Okay. Quindi amici, questa è la versione per chi ovviamente come me la vuole fare già con la sfoglia pronta, se no faremo vedere anche in futuro come si fa la sfoglia. Ma certo. Ok, un pacco di sfoglie per lasagna, qua ce ne sono dentro parecchie, del formaggio parmigiano reggiano grattugiato dal nonno Sabatino, della mortadella. Non vi stiamo indicando le quantità perché questa va a piacimento. Quante ne volete ne mettete dentro. 250 grammi di polpa di pomodoro. Poi abbiamo 4 salsicce. Ok, quindi sarebbero 150 grammi di salsiccia. Sì. E 250 grammi di trito di manzo. Trito di manzo. Una carota tritata dal nonno Sabatino. Abbiamo un gambetto di sedano tritato dal nonno Sabatino. Uno spicchio d'aglio e quarto di cipolla, 50 grammi di burro, mezzo litro di besciamella, anche questa l'abbiamo comprata, ma se no, dato che ce l'hanno già detto, si può fare anche in casa, no? No, ma dobbiamo far vedere anche, non è che per forza bisogna farlo in casa, Federico. Anche per un si pochino vede di velocità. Specialmente per voi ragazze giovane, che andate a lavorare, poi arrivate a casa, i figli, la famiglia. Si compra pure, non è detto che uno la deve fare per forza in casa tutto, sono d'accordo. Mezzo bicchiere di vino bianco e poi abbiamo olio, sale e pepe. Questi sono gli ingredienti, credevo di farla. Ancora meglio, qua abbiamo la polpa già pronta, non già devi pronta. Neanche passarla perché questa è una polpa. Io mi sono preparata. Ti sei preparata invece non serve, anzi lì dentro possiamo subito partire a fare il soffritto. Il soffritto. Per fare il macinato. L'aglio. Sì. Carote. Sedano. Due cucchiai di olio. La nostra cipod. Un quarto di cipolla. E nonna, ti ho tagliato i nostri 25 grammi di burro, perché gli altri 25 poi ci serviranno per la teglia. Per la teglia. Cosa stai facendo? Intanto gli togli la pelle. Tolgo la pelle, certo. Giustamente. Si mischia. La salsiccia di che cos'è? Maiale. Maiale. 4 fette di Bologna. Ah, 4 fette. Si taglia a pezzettini. Guardate, così. Nonna, se qualcuno non gradisce la Bologna, può mettere il prosciutto cotto? Sì. Mette il prosciutto cotto. Ok. Oppure anche sai meglio. Perché si mette la Bologna? Più saporita? È più saporita, no? Perfetto. Ecco. E mischiamo. Nel frattempo il soffritto sta soffriggendo. Mix di carni. Mm-hmm.
comunque medio, non troppo alto. No, alto. No. Il giusto. Il giusto. Va bene, ma questa la copri o no? E certo, dopo sì. Dopo, adesso la lasciamo dopo un po' la andare. Lasciamo un attimo così, poi si aggiunge il pomodoro. E si lascia andare. E si lascia andare per ben 2 ore. Aggiungiamo il vino. Mezzo Guardate. Bicchiere di vino bianco. Adesso che vedete che si è cucinata un po' la carne, abbiamo sfumato col nostro vino bianco. Adesso lo lasciamo evaporare. E poi si aggiunge il pomodoro. Sì. Nonna, ma prima di mettere il sugo mettiamo il pepe e il sale? Sì, pepe e sale. Ok. Ecco pepe, qua. E sale, non il sale fino, ci va il sale grosso qui. Ecco qua. Sale grosso. Ora che è evaporato, nonna, mettiamo già il sugo. Sì. Vai. Che bontà! Allora Fede, tu dici di no un po' di noce moscata? No. No, a posto. Se non lo vogliono la mettono. Certo, se volete mettetela amici, mi raccomando. Anzi, in teoria andrebbe, E certo. Andrebbe la noce moscata. Noi non la mettiamo. Adesso si chiude e si lascia tranquillo. Ciao nonna, ci vediamo fra 2 ore. Nonno, ma cosa fai nella penombra? Perché non ti accendi la luce? No, guarda, vieni qua. Ci vedi? Guarda come ti vede bene qua. Ah, ecco qua. Come sta andando? Ne becchi qualcuna di parola? Io ho pieno tutto. Ah! Bravo! Bravo! Bravissimo! Ecco, il nonno si mette qua. Sì. E si fa il suo puzzle. Qua è passata già un'oretta e un quarto. Mi raccomando, vi accorgete, mi ha detto la nonna, che è pronto quando si asciuga. Vero, nonno? Si deve Brava, asciugare. Bravissimo. Nonnina, nonnetta, ecco, allora, questo l'hai tolto dal fuoco. Come? È stato circa 2 ore e mezzo. Sì, sì. Vero? Sì. Ecco. Besciamella sulla teglia. Mettendo ciò. Un po' di burro. Vaffanculo. Perché nonna lo fa ciò. Non vedi? No. Te lo dico io, perché bianco su bianco ne hai messo 1, 2, 3, 4. E quello è il quinto. 5. Basta. Un po' di ragù, perché questo fa da base per adagiare i cannelloni. Ah, ecco, parmigiano. Vi volevamo dire che forse la teglia è meglio usarla quadrata se ce l'avete, o rettangolare. Io ce l'ho, come una scema. Vabbè, nonna, teniamola così. Vuol dire che forse è meglio farli a metà, no, nel nostro caso, perché sono più piccoli e così riusciamo a incastrarli meglio. Ecco qui, buon caffè, nonno. Grazie. Ecco qui, la nonna li sta mettendo tutti quanti. Non fate il nostro errore, le sfoglie... Quando se le comprano? Sì, se le comprate già pronte come queste, apritele solo al momento dell'utilizzo, perché noi le abbiamo aperte prima di fare il ragù per farvele vedere e ovviamente si sono un po' seccate. Invece quelle devono essere belle fresche, che si arrotolano facilmente. Quindi mettiamo un pochino di ragù parmigiano e si arrotolano. E si mettono nella nostra teglia. Ecco qua. Una volta che abbiamo riempito la nostra teglia, cospargiamo di besciamella. Non è che per forza uno deve fare questa trita, la carne trita così. Sto capito? Possiamo farla anche di pomodoro, certo, Federico. Certo, sì. Federica. Sì, sì. Mamma mia, sta Federico. Sabato, sì, cosa ti ho detto stamattina che ho sognato? Cosa hai sognato, nonna? Al Ludovico. Quindi mettiamo anche il parmigiano? Ah, l'hai messo già? No, ne metto ancora un po'. Ah, sì? Ok. Stai dando un'altra spruzzata di besciamella, eh? Sì, eh sì, perché deve diventare morbida. È giusto. Pezzettini di burro. E questa la mettiamo nel forno a 180 gradi. Sì. E vediamo un po' quanto tempo. Ecco qua. A dopo. Ciao. Ecco, a metà cottura la nonna ha messo la carta stagnola sopra. In modo che non si secca. Ok. Eccoci qui. Allora, 10 minuti scoperto e 10 minuti coperto, giusto nonna? Sì. Direi che è una delizia.
che buoni! Questo ti piace? Sì. Ecco qua. Ecco qui, adesso questo lo assaggio io. Allora, Fede, ci manca Alberto oggi? Non fa l'assaggiatore ufficiale, ci ha abbandonati, ma perché oggi sono venuta, è un mercoledì e io sono venuta a girare un po' di ricette. Alberto è al lavoro, certo. Alberto è al lavoro e quindi toccherà a me questo compito di assaggiare le ricette. Le ricette della nonna. Buona, voto 10. Nonna, io sai che queste cose qua col formaggio, il ragù, vado matta. Quindi pure io. Infatti questo piace anche questa a te. Qua è un po' sopra i 10. Sopra, qua siamo a 10 più. 10 è lode. 10 è lode. Ciao, ciao nonni. Ciao, ciao. Anzi, bisnonni. Ciao.